Bentrovati, nuovo appuntamento con Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata alle giovanili dell'Arezzo e al calcio giovanile maschile, ma non solo, perché questa sera parleremo anche delle giovanissime invece Amaranto. Allora, andiamo a salutare con molto piacere, ritorna con noi Elvis Abbruscato. Buonasera Elvis. Buonasera. Allenatore, come tutti sapete, della Berretti nell'Arezzo. Abbiamo anche due tuoi giocatori che salutiamo e che dopo andremo a conoscere. E poi Arezzo Calcio Femminile, c'è Elettra Fiorini, bentornata Elettra. Parleremo del ritorno al successo, più che altro la prima vittoria in casa contro la Saponeria Pescara della squadra di Nazarena Grilli. Ne parliamo anche con Emiliano Cai, con il quale parleremo anche delle giovanissime Amaranto. So che c'è una notizia in particolare che dopo ci darai. E poi saluto Riccardo Buffetti, che ha seguito ovviamente la partita con Pescara. Allora, prima di vedere anche le immagini di Arezzo-Pescara, questo 2-1, la prima vittoria interna, inevitabilmente anche per una quasi commossa Nazarena Grilli a fine partita, è tornato al successo però anche la Berretti, finalmente l'aspettavamo, vittoria per 1-0 in casa del Tutto Cuoio, rete firmata da Fiorindi. È un bel risultato, considerato anche che il Tutto Cuoio, sappiamo, anche a livello giovanile è una bella realtà. Sì, diciamo che siamo riusciti a mantenere nell'arco dei 90 minuti quello che mantenevamo precedentemente solo a tratti, per 45, per mezz'ora, fino a che magari la squadra avversaria non ci avessero agguantato, come è successo precedentemente nei match precedenti, dove riuscivamo a fare ottime partite, poi dopo andando anche in vantaggio, poi dopo per vicissitudini o comunque situazioni dove l'avversario era bravo, faceva gol, ci pareggiava, sono venuti fuori un po' dei piccoli limiti mentali sui quali, insomma, la squadra ed io avevamo bisogno di lavorarci, e credo che la partita di domenica abbia espresso un miglioramento dal punto di vista mentale, dal punto di vista della gestione della gara. Infatti avevamo notato spesso questo dato, no? L'Arezzo che va in vantaggio, poi anche poi in partite in cui magari ha incassato anche vari gol, però notavamo questo fatto, no? Che l'Arezzo magari iniziava bene, trovava il gol e poi appunto accadeva qualcosa. Sì, che, sì. No, che... poi tra l'altro tutti i gol che non sono mai nati da errori difensivi di reparto, sono stati tutti i gol o sui calci di punizione, calci d'angolo, non di reparto, nel senso che non c'erano gol su azioni o manovrate importanti dell'avversario, sono tutti gol dove è mancata la concentrazione, un'altissima concentrazione in fase difensiva, nei momenti, insomma, dove calci di punizione, calci d'angolo, rimesse laterali, sono i momenti dove c'è un abbassamento fisiologico della concentrazione. I ragazzi ed io avevamo bisogno di lavorare su questa, sul un'alta concentrazione, sul mantenere sempre vivo il gioco, e è servito assolutamente. Queste sconfitte sono servite a me, sono servite alla squadra, e oggi è un peccato avere davanti solo 3 partite. Sì, perché magari in questa finale la squadra avrebbe potuto rimontare, insomma. Assolutamente. Allora, ne parleremo dopo meglio, conosceremo anche i due ragazzi che ci hai portato. Riccardo, adesso stiamo per vedere il tuo servizio su l'Arezzo Calcio Femminile, che ha vinto con Pescara. Si attendeva, era la partita ideale finché questo potesse avvenire. Sulla carta sembrava la partita ideale per la prima vittoria casalinga dell'Arezzo, poi si è dimostrata anche sul campo nonostante lo svantaggio iniziale dopo 15 minuti. Sembrava un po' la classica partita casalinga ormai di quest'anno dell'Arezzo, nella quale la squadra di casa si fa rimontare oppure subisce gol, poi riesce a rimontare solo parzialmente. Invece poi nella ripresa le ragazze di Nazarena Grilli sono entrate in campo con un'altra mentalità e con un altro piglio, e sono riuscite a rimontare prima con Nocchi e poi con un rigore segnato da Orateci. E la vittoria ha fatto sì che, insomma, anche il pubblico di casa acclamasse le proprie ragazze a fine gara, applausi, e comunque una vittoria che mette in cassaforte la salvezza. Allora, vediamo il tuo servizio. Tu
doveva essere la partita della svolta, del cambio di passo, e così è stato: prima vittoria casalinga per l'Arezzo calcio femminile e salvezza messa in cassaforte. Si gioca ai Laurentini di Pescaiola la 19ª giornata del campionato nazionale di Serie B di fronte il Pescara, fanalino di coda del torneo, che arriva ad Arezzo dopo aver vinto 2 delle ultime 3 gare giocate e l'ambizione di riaprire la corsa salvezza. La Zanagrilli conferma il modulo con cui ha caratterizzato la sua Arezzo, il 4-2-3-1 con Verdi e Baracchi metronomi a centrocampo, con Mattiacci a rifinire le giocate di Nocchie. La gara inizia subito in salita per l'Arezzo, che al 16esimo va sotto. Il Pescara riesce a sbloccare l'incontro grazie a un cross dalla sinistra di Santi Rocco. La difesa di casa incerta favorisce Confessore, che di destro trafigge la porta di Antonelli. L'Arezzo incassa il colpo, ma lo smette di giocare e creare occasioni. Ben 3 se ne contano dal 20esimo al 30esimo minuto del primo tempo con Mattiacci e Di Fiore, ma in tutte e 3 le conclusioni non si trova la via del gol. Il primo tempo si conclude con una grandissima giocata di Nocchi, che si mette a dribblare tutta la difesa avversaria e poi però si lascia ipnotizzare proprio nel finale dal portiere ospite. Nel secondo tempo cambia l'inerzia della gara. Dopo 3 minuti l'Arezzo difatti trova la rete del pareggio. La prima occasione della ripresa, Nocchi prende una traversone nei 50 metri lanciato dalle retrovie e riesce a siglare la rete dell'1-1 per Risotto a Nocchi, 8° centro stagionale. Poco dopo arriva anche il raddoppio della squadra di casa grazie alla grave ingenuità di Confessore, che tocca la palla in area di rigore con un braccio. Dal dischetto si porta Laura Teci, il capitano dell'Arezzo, che non sbaglia la conclusione, per lei seconda rete stagionale, entrambe venute su calcio di rigore. Arezzo riesce quindi a conquistare la prima vittoria stagionale in casa ai danni di un buon Pescara. In classifica la squadra amaranto aggancia 24 punti in San Marino e il Ferrari adesso domenica prossima si andrà a giocare contro il Marcon per la 20ª giornata del campionato nazionale di Serie B. Arezzo che è partita un po' a rilento, poi nella ripresa è riuscita a rimontare il risultato e a centrare la prima vittoria a casalinga. Sì, è vero, siamo partite un po' lente, un po' per il caldo, un po' per come erano messe loro, nel senso che giocavano molto chiuse con questi lanci lunghi, però devo dire che forse sul mezzo pasticcio nostro hanno trovato un gol, però credo che poi il secondo tempo le ragazze volevano fortemente questa vittoria, l'hanno dimostrato con una buona prestazione sotto punto di vista anche della foga agonistica, cioè si voleva e ce l'abbiamo fatta, sono contenta per questa gente, per i tifosi, per le ragazze soprattutto, perché veramente stanno facendo un lavoro, un percorso straordinario e se lo meritano. Adesso da questa vittoria può esserci anche una continuità di risultati, guardando anche la classifica e il calendario. Ma sì, guarda, io ho detto alle ragazze che la mentalità vincente non la compriamo al supermercato, la mentalità vincente arriva vincendo. Credo che è un gruppo che veramente si sta impegnando tantissimo negli allenamenti e quindi credo che questo sarà l'inizio di un percorso che vogliamo chiudere bene, perché vogliamo far parlare dell'Arezzo non solo a livello locale ma a livello nazionale, quindi penso proprio che le ragazze con questa vittoria acquisiscono quell'autostima che forse un po' mancata nelle partite precedenti, ma che penso che debba entrare di prepotenza nel loro DNA, perché ripeto, ci teniamo a far sì che si parli dell'Arezzo a livello nazionale. Siamo qui con Nocchi, per te il gol del pareggio, il gol che ha permesso all'Arezzo poi di riuscire a rimontare il risultato. Sì, è stato bello perché ce lo meritavamo, è stata una partita combattuta, nel primo tempo siamo entrati un po' male, ci siamo fatti un po' abbindolare dal loro gioco, comunque ci abbiamo provato ma non trovavamo bene le misure con i passaggi. Nel secondo tempo invece siamo entrate più decise, eravamo una vera e propria squadra corale e ce l'abbiamo fatta, insomma, grande soddisfazione aver rimontato la partita. Ecco, per te già l'ottavo centro stagionale, ti sei data un obiettivo per questo termine di campionato? No, l'importante è andare avanti con la squadra e fare appunto il meglio possibile per l'Arezzo e anche per me stessa, perciò continuare così e andare avanti. Emiliano, insomma, il lavoro di Nazarena comincia a farsi vedere, no? L'abbiamo vista molto soddisfatta, anche perché in campo sono viste delle belle cose. Sì, molto. Poi credo che sia un'allenatrice molto preparata, con il quale adesso collaboro, cioè praticamente gli seguo gli allenamenti della prima squadra e niente, tutto qui, insomma. Elettra, attendevamo questo traguardo. Intanto la regia ci fa vedere i risultati, oltre al 2-1
dell'Arezzo c'è il Padova che ha vinto 3-2 con l'Udinese, il 6-1 del Sassuolo in casa della Federazione Sammarinese, Virtus Padova che ha vinto 3-2 in casa del Gordige, Castelvecchio che ha vinto a Perugia 2-1, Imolese batte Ferrara 5-1, Vittorio Veneto Marcon 3-0 per questa classifica. Vittorio Veneto 50, Sassuolo 48, adesso hanno pareggiato il numero di partite, quindi è la classifica reale. Castelvecchio 43, Calcio Padova 40, Marcon 33, Grifo Perugia 26, San Marinese e Team Ferrara 24 insieme all'Arezzo, 21 Imolese, 16 Udinese, Virtus Padova 13, Gordige 9, la Saponeria 7. Insomma, una classifica assolutamente soddisfacente. Assolutamente, molto soddisfacente, e soprattutto questa prima vittoria casalinga l'aspettavamo veramente come il pane, è stata una grandissima soddisfazione, è stata anche bella come, insomma, come gioco, ma anche il fatto che sia arrivata con una rimonta, e quindi insomma noi eravamo veramente tutti molto contenti, insomma, tra proprio l'estasiati e il commossi alla fine della partita, anche perché ci ha permesso di recuperare terreno, di riagganciare la Federazione Sammarinese, che è un po', diciamo, anche per caratteristiche il nostro diretto avversario in questo campionato, e anche il New Team Ferrara, che insomma era una squadra che all'inizio della stagione aveva fatto molto parlare di sé, quindi per noi è assolutamente una doppia soddisfazione. Riccardo, abbiamo visto un'Isotta Nocchi scatenata oltre all'ottavo gol in campionato, e abbiamo visto anche quella bellissima azione alla fine del primo tempo, è partita slalom, voleva saltare tutti e sarebbe stato un gran gol. Sì, si è lasciata poi ipnotizzare proprio nel finale di azione. Isotta Nocchi è un gran valore aggiunto per questa squadra, sia per le qualità tecniche che anche come valore personale. Sicuramente quest'anno l'Arezzo ne ha fatto molto affidamento, non a caso è la miglior marcatrice della squadra con 8 reti, poteva segnare anche altrettante. Certo, c'è da migliorare ancora, come lei e anche le altre ragazze hanno disputato un'ottima gara, e nell'ultimo arco del calendario, delle ultime partite, ancora ce ne sono 7, e sicuramente la squadra potrà migliorare ancora di più. Ecco, in allenamento Emiliano si vedevano questi progressi che poi abbiamo visto, anche percepiva insomma anche dalla passione del pubblico che era presente. Che cosa ti ha colpito oltre alla preparazione tecnica di Nazarena, che insomma è un'allenatrice di grande spessore, da averla così vicino, no? Che cosa ti ha colpito? L'approccio con le persone. Sì. Sa molto fare con le persone. Adesso mi ci sto trovando molto bene, poi vediamo il futuro, non so mai, però per adesso. Ecco, l'Etra spesso abbiamo commentato all'inizio, no, delle tante occasioni che l'Arezzo sprecava, adesso invece vediamo una maggiore concretezza, no? Anche il gol che abbiamo visto, chissà se all'inizio della stagione, no, sarebbe finita così. Beh, assolutamente il miglioramento c'è stato, è visibile, palese, sotto gli occhi di tutti, e credo che le ragazze abbiano trovato l'impostazione di Nazarena senza nulla togliere a quella di Manuela Tesse, che comunque ha fatto un ottimo lavoro, perché ha preso delle ragazze che erano effettivamente delle super dilettanti, no, con delle potenzialità, ma che venivano da un campionato di Serie C, e l'ha portata a un buon livello di preparazione. Nazarena adesso sta guardando molto di più anche a aspetti proprio tattici del gioco, e questo le fa entrare in campo anche più sicure, prova molto le situazioni, e quindi insomma riescono meglio a decifrare e a interpretare l'incontro via via che conducono il gioco, e anche insomma tutte le azioni di Isotta, che poi vabbè, lei comunque ha questo spirito un po' da fuori classe, lo dimostrano. Sì, ce l'ha, si percepisce. Anche la mentalità che diceva, no, non si compra al supermercato, diceva Nazarena Grilli, anche la mentalità sembra essersi sbloccata, no? Cioè, o sbaglio? Sì, ma lo si percepisce già da come entrano in campo, perché se uno ci faceva caso, anche dai servizi, nei primi ingressi in campo delle prime giornate di campionato, entravano tutte a testa bassa, adesso invece sono molto ben piazzate, a testa alta, insomma, diciamo che non hanno nessun tipo di paura, queste partite le affrontano veramente a viso aperto, con grande coraggio e soprattutto da squadra. Quando Isotta prima parlava di una squadra corale, effettivamente è quello che si vede, non emerge più soltanto l'individualità delle giocatrici, ma c'è effettivamente belle triangolazioni, belle azioni di gruppo, insomma credo che questi siano dei risultati assolutamente buoni.
Abbiamo visto infatti proprio l'ingresso in campo, tra l'altro in una giornata che era iniziata poi con un gol del genere che poteva abbattersi, no? Riccardo. Tra l'altro l'unico tiro in porta registrato dal Pescara nell'arco della gara. Sì, effettivamente nelle altre partite probabilmente l'Arezzo sarebbe demoralizzata, invece abbiamo visto anche adesso le numerose occasioni che ha avuto per cercare di pareggiare l'incontro anche solo nei primi 20 minuti di gioco. Difatti sembrava un po' la classica volta stregata, insomma la porta stregata, la palla che non vuole entrare. Poi difatti negli spogliatoi Nazionale Grilli probabilmente si è fatta sentire nella ripresa, la squadra poi è entrata in campo con un altro più di gioco, viso aperto, testa alta, è riuscito a trovare la rete prima del pareggio e poi della vittoria grazie alla piccola ingenuità anche della difesa ospite. Non a caso avevamo detto che sulla carta il Pescara era la squadra favorita per cercare di sbloccare la vittoria a Laurentini. È stata più difficile previsto, visto che la squadra abruzzese si è poi rinforzata nel mercato invernale e ha riaperto di fatto la lotta salvezza. Eh sì, adesso si trova a 2 punti, quindi tutto ancora molto aperto. Ci fermiamo un attimo, dopo parleremo anche delle giovanissime, tra poco invece torneremo a parlare della Berretti nell'Arezzo, tra un attimo. Rieccoci tornati, seconda parte con Elvis Abbruscato e la Berretti dell'Arezzo. Abbiamo già accennato prima alla vittoria a Amaranto in casa del Tutto Cuoio, che ha interrotto un po' un momento a livello di risultati negativo. Qui vediamo intanto l'ultimo turno: Carrarese-Lucchese 1-1, Siena batte Olbia 1-0, Livorno batte Pistoiese 3-0, a Gubbio vince il Prato 2-1 e poi Pontedera batte Viterbese 1-0. In classifica il Prato, qui è una situazione molto incerta, Prato 46 in testa, poi Livorno 44, Siena 40, Tutto Cuoio 39, sembra insomma una questione Prato-Livorno a 3 giornate dalla fine, e poi Lucchese 32, Carrarese 28, Gubbio 26, Pistoiese 25, Luparuma 22, Arezzo 21, Pontedera 20, Olbia 12, Viterbese 10. Ma al di là che i risultati, specie insomma questi campionati, insomma, possono lasciare il tempo che trovano, chiedo ad Elvis se secondo lui, come potenzialità anche del valore della tua rosa, l'Arezzo poteva essere, diciamo, lì tra le prime 4, oppure sono squadre che insomma hanno dimostrato un altro tipo di livello. E noi non è che non l'abbiamo fatto questo, noi passiamo attraverso sicuramente una fase di ricostruzione, una fase dove la Berretti e l'Arezzo quest'anno era composta solo da 4-5 giocatori che venivano dagli allievi, gli altri ragazzi che venivano da provinciali e altri da Roma, Perugia, insomma. E abbiamo sicuramente, nel momento in cui dovevamo accelerare, abbiamo avuto un po' di vicissitudini del tipo scolastiche, cose di normale amministrazione, nel senso che è normale per ragazzi che hanno scuole, problemi logistici di spostamenti. Ci siamo ritrovati dopo la sosta che il primo risultato che doveva dare la continuità al nostro campionato ci ha un attimo destabilizzato, ha creato un po' di paure, di ansietà sulle quali i ragazzi ed io abbiamo insomma cercato di lavorarci attraverso il lavoro, attraverso il dialogo, attraverso insomma anche ancora sconfitte. Il merito dei ragazzi, che sicuramente è quello che nei gol che abbiamo preso, analizzandoli come dicevo prima, sono tutti gol che non nascono da azioni articolate dell'avversario, ma proprio da disattenzioni, da problemi proprio di natura. Io questo risultato lo porto a casa, cosa che domenica nell'arco dei 90 minuti non è accaduto, e dimostra che dimostra che le sconfitte, dimostra che il lavoro, dimostra che il non mollare, il non dar nulla per scontato ti porta a raggiungere un obiettivo. Per noi è un grande obiettivo essere andati a Tutto Cuoio, dove loro pensavano di trovare una squadra completamente morta e non ci hanno fatto un tiro in porta, hanno cambiato 5-6 volte il sistema di gioco, noi siamo stati solidi, siamo stati determinati, comunicativi tra i reparti. La squadra voleva non far vedere che non era scarsa come molti
degli addetti ai lavori dicevano, e quindi c'è stata un'azione di orgoglio e hanno portato a casa il risultato loro attraverso un grandissimo gioco. L'1-0 era stretto, ma come era stretto, come la sconfitta con la Carrarese, come la sconfitta con il Siena quando siamo andati in vantaggio, erano stretti perché venivano comunque da azioni e gol mangiati o calci di rigore sbagliati. E tra l'altro si può dire che oltre che l'anno zero, ecco, per la Berretti, direi per tutto il settore Giovanni dell'Arezzo, che quest'anno ha iniziato, no, un percorso che dovrebbe poi, anche con le dovute strutture che, di cui attendiamo finalmente l'esito, insomma giorni, l'ufficialità, poi tentare di costruire forse per la prima volta nella storia dell'Arezzo, no, sì, un settore giovanile ampio, che è quello che non ha mai avuto. Sì. No? Sì, sì. Quindi questo è un po', diciamo, secondo te l'Arezzo, come dicono tutti, tanti protagonisti anche che poi sono andati, no, nel calcio che conta, hanno sempre detto Arezzo è la piazza ideale, sarebbe, no, per diventare tipo una specie di Empoli, senza fare ovviamente imitazioni o altro, potrebbe farcela secondo te? No, è una, mi chiedo ancora oggi come non l'abbia fatto, sì, con il bacino d'utenza che ha Arezzo, la posizione strategica che ha Arezzo per i confini e le regioni che ha vicino, dove ci sono giocatori, dove è provato che ci sono i migliori giocatori tra Umbri, tra Emilia Romagna, sì, tra e come si dice Roma, sì, Lazio, Lazio, cioè, insomma. La provincia d'Arezzo logisticamente è una provincia molto strategica, non so come oggi ancora Arezzo non abbia un settore giovanile importante, e credo che io la mia presenza qui è perché so e perché voglio questo, perché voglio vedere questo ad Arezzo. Poi è chiaro, passa attraverso le strutture, la formazione degli allenatori, la formazione societaria, tutte cose che bisogna fare piano piano e passano attraverso sconfitte. Ecco, a livello personale ti piacerebbe continuare questo percorso, diciamo, di costruzione, oppure vorresti provare anche, come può essere legittimo ovviamente, anche ad allenare, diciamo, non a livello giovanile ma a livello di prime squadre? No, io come ho già detto venendo qua, io sono venuto qua e Arezzo mi ha costruito come giocatore e sono venuto qua assolutamente per crescere come allenatore e come tecnico. Quindi la mia formazione qua è perché voglio assolutamente crescere in questa città e in questa piazza. Non so con chi, spero che certo, rimanga questa società, non so con chi, non so, perché sai, le società ormai cambiano, non è... Lo sappiamo. Però io quello che so è quello che voglio fare io, e io voglio crescere con questa città, con questa maglia, poi togliermi tutte le soddisfazioni del caso, attraverso sicuramente la crescita del settore giovanile, attraverso poi il tempo, la mia formazione dirà quello che sono. Bene, bellissime parole che penso faranno piacere ai tifosi che hanno sempre amato da giocatore e a maggior ragione anche adesso in veste di allenatore della Berretti. Allora, ci hai portato due tuoi ragazzi, alzati pure in piedi, e ti chiami? Nicolò. E basta, no, Nicolò? Guidotti. Allora, intanto, fermi tu, che ci dici Elvis? Nicolò è un terzino sinistro, che può farsi il terzino sinistro che il quinto d'attacco. È un ragazzo applicato, un ragazzo che è uno di quelli che non ha mai mollato con la mentalità giusta, che sicuramente riuscirà a togliersi delle soddisfazioni calcistiche. Cioè, infatti in partita questa notte l'avevamo notata. Sei soddisfatto, grazie, della tua stagione? Sì, sono abbastanza soddisfatto, anche se adesso ho avuto un piccolo infortunio, sto cercando di recuperare, sì, al meglio. Siamo contenti, domenica finalmente siamo riusciti a rivincere dopo parecchio tempo, e siamo contenti ma allo stesso tempo un po', come dire, amareggiati, perché abbiamo vinto con tutto Coglio, che prima di questa partita è la terza, quindi ci potevamo stare benissimo anche noi in quelle posizioni, perciò un po' siamo amareggiati.
La sensazione dopo anche le prime partite, no? Dove questa dote di non arrendermi mai l'avevamo vista in casa, no? Anche col Siena. Col Siena all'andata, no? 1-0, 3-1, poi rimonta 3-3 all'ultimo, con il Livorno una gran partita, una grande prestazione di tutta la squadra. E poi purtroppo c'è stato un po' un calo mentale, non sappiamo da cosa è dovuto. Vieni tu, da dove vieni? Io da Roma. Da Roma. Com'è stata questa esperienza, cambio di vita anche? No? È stato bene, poi fortunatamente sono capitato con gente a casa che mi ha fatto trovare a mio agio, anche se ero arrivato dopo, perché sono arrivato un pochetto, sono arrivato la settimana che iniziava il campionato, però mi sono trovato molto bene. Bene, bocca al lupo allora per l'infortunio, insomma, per riprenderti. Andiamo da Daia, che io invece l'ho chiamato sempre Dagio, perché sentivo che lo chiamavano così, invece si dice Daia. Ecco. Allora, lui è, lo vediamo nelle partite, lui è uno di quei giocatori che può fare la differenza, no, in certe situazioni, perché salta l'uomo, insomma, ha delle doti di estro. Sì, è un trequartista. Può fare sia il trequartista che la mezzala, anche lui come Guidotti è un ragazzo che si è sempre allenato al 100%, ha giocato molto meno degli altri, e la sua dote di non mollare mai ad oggi gli ha fatto conquistare un posto che difficilmente gli sarà strappato, perché in questo momento è un giocatore che ha voglia, che il bagaglio e tutto quello che è riuscito a costruirsi è la sua formazione. Una bella pagella finale. Sì, sì. Ti ci ritrovi in questo quadro? Sì, assolutamente. Ecco, che quindi è stata una stagione che non hai giocato molto, effettivamente, soprattutto all'inizio, no? Sì, però quando sono entrato ho sempre cercato di dare il massimo, sia per me stesso sia per la squadra. Una squadra che poteva dare di più. Certo, certamente. Peccato per il risultato, però per i risultati negativi che abbiamo avuto ultimamente. Però volete tre partite, volete chiudere. Sì, 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 assolutamente. Tu da dove vieni? Da Aquitaine. Quindi anche per te è un cambio di città. Sì, tu cambio generale. Bella città, mi trovo. Ti trovi bene. Sì, sì. Perfetto, in bocca al lupo anche a te. Allora, adesso prima di sentire un attimo le. Su cosa bolle in pentola per le giovanissime Amaranto, vediamo un attimo anche allievi e giovanissimi che sono stati battuti purtroppo tutti e due a Modena. Sapete che c'è lo stesso calendario, in questo caso 4-2, l'Arezzo era passato in vantaggio con Crocini, poi era passato dopo il pareggio di nuovo in vantaggio con Ricci e poi la rimonta del Modena. Qui vedete gli altri risultati. La squadra dunque di Alessandro Violetti, che recupererà la gara col Pontedera nel prossimo turno. Peccato che qualche settimana fa c'era la possibilità, come possiamo vedere dalla classifica, di anche tentare di arrivare quarti. Adesso, insomma, anche se c'è questa partita in meno, lo scontro diretto, però insomma è molto complicato, praticamente impossibile, però insomma alla fine Alessandro Violetti ha fatto un'ottima stagione con i suoi ragazzi. Vediamo anche i giovanissimi, qui battuti proprio alla fine per 1-0, gol arrivato proprio allo scadere, quindi sconfitta anche la formazione di Ciavorella. Vediamo anche qui la classifica, anche qui c'è il Prato a 46, Livorno 40, Modena 38, Tutto Cuoio 32 e l'Arezzo, che vedete, è a quota 25. Allora Elettra e Emiliano, cosa ci dite sulle vostre giovanissime? Niente, che domani pomeriggio tre delle nostre atlete andranno alle selezioni per la rappresentativa regionale toscana, quindi è motivo d'orgoglio sia per la società che per me stesso. E niente, tutto qui, insomma. Poi vediamo, il cammino è lungo, erano 170 credo circa, sono rimasti 53, ne selezioneranno 18, quindi ancora è lunga la strada. Però comunque, insomma, siamo lì in lizza, no Elettra? Io sono sempre molto modesta. Miriam Marno, Miriam Perricci e Alice Sciarpaglini, tre ragazze che insomma stanno facendo, nonostante l'età molto giovane, un bellissimo percorso, qualcuna ha già anche debuttato nella primavera, poi per loro ora inizierà domenica anche la Coppa Toscana, che sarà quasi un campionato, perché comunque 9 incontri per una Coppa, quindi insomma stanno facendo veramente bene. Beh, complimenti a loro, complimenti a Emiliano. Grazie.
Io ringrazio molto Elvis Abruscato. Grazie a voi. A presto, grazie ai tuoi ragazzi, e grazie a Elettra Fiorini, Emiliano Cai, grazie a Riccardo Buffetti. Ci rivediamo la prossima settimana.